Prepariamo insieme una deliziosa torta rovesciata ai mandarini. L'ingrediente principale di questa ricetta sono proprio loro, i mandarini. Li andremo a sbucciare e a privare dei filamenti bianchi. Alcuni di loro andranno tagliati a fette, il resto messi in un mini pinner e andranno frullati. Gli altri ingredienti che ci occorrono per questa torta sono 3 uova, 150 g di zucchero di canna, poi ci occorrerà il succo dei mandarini, 100 ml, 50 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci e 200 g di farina 00. Questi sono quelli che ho ripulito. Ora li vado a mettere all'interno di un contenitore da mini pinner e mettiamo da parte. Mentre questi sono quelli che andremo a tagliare a fette che ci serviranno per il fondo della nostra tortiera. Andiamo a ricavare circa 4 fette da ogni mandarino. Ora andiamo a frullare quelli nel contenitore. Ora che il nostro succo di mandarino è pronto, possiamo togliere anche questo, mettiamo da parte e prendiamo un contenitore dove andremo a rompere le uova. Ora possiamo aggiungere lo zucchero e con le nostre fruste elettriche andiamo a montarle fino a renderle spumose. Andiamo ad aggiungere l'olio e i 100 ml di succo di mandarino. Aggiungiamo la farina e per ultimo il lievito. Ecco pronto il nostro impasto. Ora prendiamo la tortiera. Questo è lo stampo che ci serve da 24 cm, foderato con carta forno e imburrato e farinato ai lati. Ora andiamo a mettere un po' di zucchero semolato sul fondo e andiamo ad adagiare le nostre fette di mandarino. Ora versiamo l'impasto sopra e possiamo mettere in forno a 180 gradi per 35-40 minuti. Ci vediamo tra poco. Ecco sfornata la nostra torta, l'ho lasciata raffreddare, ora la vado a togliere dallo stampo. Ora la dobbiamo rovesciare, quindi mettiamo sopra un piatto. Semplicemente meravigliosa. Morbida all'interno, con una copertura agrumata, addolcita dallo zucchero che si è sciolto. Pronta per essere gustata domani a colazione. Buon appetito! Alla prossima torta!